Buonasera a tutti amici e bentornati nel mio canale. Abbiamo qui davanti a noi un Compaq. Un Compaq è un portatile modello un po' vecchiotto. Di preciso parliamo di un Contura 410C. Questo portatile è stato acquistato, ovviamente usato, su eBay a un prezzo abbordabile. E niente, si presenta in ottime condizioni estetiche. Come possiamo vedere, le plastiche sono sane, completamente sane. La tastiera è completa di tutti i suoi tasti. Le cerniere funzionano perfettamente nell'apertura e nella chiusura. È completo anche di batteria, ovviamente ormai esausta. Batteria è questa. Nel posteriore possiamo trovare i vari connettori di uscita, presa per la stampante, presa per la docking station, presa COM, seriale, presa per il mouse alla tastiera e presa VGA esterna. Nel posteriore abbiamo tutti i suoi coperchi, quindi è completo. Non ci sono viti mancanti. E niente, proviamo subito ad alimentarlo. L'alimentazione è da 16,5 volts. Questo portatile in realtà ha un problema. Io adesso l'ho attaccato con un alimentatore stabilizzato a 11,6 volts, poco importa, perché come possiamo vedere, appena io inserisco dietro la presa di corrente l'alimentatore va in protezione. Ecco, a massimo assorbimento e va in protezione. Ciò vuol dire che è presente un corto. Quindi in questo video andremo a smontarlo e andremo a capire un attimino che tipo di problema ha e se è a questo punto riparabile. Speriamo di sì. Smontiamo ovviamente adesso il portatile. Vediamo. Posteriore ci sono queste viti. Smontiamo. Ricordiamoci sempre nello smontare di controllare che le lunghezze delle varie viti siano sempre uguali, onde evitare di inserire eventualmente una vite più corta o più lunga in un foro sbagliato. Come possiamo vedere, in questo caso, questo portatile ha tutte le viti della stessa misura. Ci dovrebbe essere l'hard disk, infatti. Un hard disk da 350 MB della Compaq. C'è lo sportellino per le eventuali espansioni. In questo caso non abbiamo nulla. Controlliamo anche sul posteriore, ci sono altre viti. Anche se potremmo provare ad aprire la cola. Contiamo anche questo.
passiamo un po', che oltre le viti va anche incastro. Ovviamente le plastiche hanno anche l'età che sono vecchiotte, quindi speriamo che non si rompe nulla. La tastiera carina, è compatta, non ha nessun flat, quindi va semplicemente a pressione e viene collegato in automatica a pressione. Qui c'è la batteria tampone, trackball, un feltro di protezione, qui abbiamo le tre floppy. Niente, si presenta così, direi in ottime condizioni anche interne, privo di polvere e quant'altro. Quindi questo portatile in realtà probabilmente è stato usato anche poco. Allora, lo stato di alimentazione è questa. Qui parte praticamente la corrente in entrata. Adesso con il tester, prendiamoci il tester e controlliamo un attimino se effettivamente in questo punto c'è un corto. Mettiamo in continua. Test diodo e niente, proviamo la massa. Tra il positivo e la massa in realtà non c'è un corto, quindi probabilmente da cosa è dovuto questo corto interno. Sicuramente probabilmente anche il MOSFET. Il MOSFET è buono. Qui c'è un piccolo fusibile. Fusibile buono. Un fusibile da 5 A. Quindi avesse avuto un assorbimento, il fusibile si sarebbe anche bruciato. Proviamo a dare di nuovo alimentazione. Giusto per curiosità.
Non ho riuscito a rilasciare, poi cosa ti corroso. Grazie.